Siamo? Ci siamo. Finalmente. Buonasera. Mi mancava davvero streamare veramente. Mi mancava davvero. Com'è andata oggi? Natale? Allora. Io onestamente non ho streamato per un motivo. Il motivo è il seguente, ovvero come si nasconde i volumi, volumi, volumi qua. Il motivo è molto natalizio. Cos'è molto natalizio? Ah, le passa com'è andata? Molto natalizio. Abbiamo mangiato abbastanza assai, sì. Abbastanza assai. Sì. Tranquillo, bello. Bello, una cosa diversa. A patto che... Il Natale è molto natalizio, sì. A patto che sia solo questa volta. Nel senso, variare ci sta, però se deve essere una condizione, cioè, ovviamente se dovesse essere una condizione stabile, che ti dicono no, non si possono fare più i Natali, allora lì diventa una rottura di palle. Ma diciamo, con la consapevolezza che si spera che l'anno prossimo si rifà i soliti Natali, un anno, un Natale diverso ci può anche stare. Quindi, dicevamo, così comincio a partire, così parto. Non ho streamato, non ho registrato, non ho fatto nulla perché sono stato intento qui a switchare dalle luci real time, le luci in tempo reale, alle luci statiche. Perché anche tu pensi così? È un cambiamento ci sta. Però se poi deve essere... Più che un cambiamento, un cambio di rotta permanente, giustamente. E quindi ho dovuto variare le luci da real time a statiche, perché le luci statiche consumano meno risorse. E, essendo qui tutto fermo, la maggior parte della roba essendo statica ferma, ho pensato che fosse veramente una blasfemia lasciare luci in real time. E quindi ho fatto questo cambiamento. Poi ovviamente ci sono stati dei bastoni tra le ruote come al solito, ma questo è all'ordine del giorno. E poi invece le ultime due sere ho implementato una nuova meccanica, che sarebbe la meccanica. Facciamo partire che è più semplice. Allora, abbiamo noi il nostro, l'ho resa anche più visibile, più abbiamo qui la nostra anima, chiamiamola volontà, chiamiamola come ci pare. Però in quest'anima, col passare del tempo, andrà perdendo colore e andrà diminuendo di grandezza. E nel caso in cui, diciamo, sparisce, diventa così piccola da sparire,
e diventa scura, noi moriamo. Quindi fondamentalmente, come avevo già preventivato, ho trovato il modo, cioè ho implementato il modo per far sì che il cursore diventi anche una barra della salute. Quindi se vedi, sta diventando sempre più scura, sempre più piccola. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare prima che ovviamente la salute arrivi a zero. Quindi diciamo che per stasera, volevo fare quello, volevo fare la funzione che regola l'acquisizione di oggetti e il ripristino della salute, e quindi poter invertire questa tendenza della salute. Non so se si vede la salute che va diventando sempre più piccola. Ovviamente le tempistiche sono da vagliare. Però vediamo che appena qua sparisce, ho fatto anche l'animazione tra virgolette, ho fatto anche la morte. Cambia la telecamera. You died. Fighissima. Questa cosa della telecamera con la mi piace un sacco. Ok. Capito tutto? Compri la timeline, io però me la leverei. Leviamo la timeline. Compreso, spettatore? Ci sei? Allora. Quindi quello che dobbiamo fare è creare un oggetto. Creiamo un oggetto 3D che lo chiamiamo roba da mangiare. La mettiamo da qualche parte qua. Ok. Questo qui c'è un collider. Sì, c'è un collider. Perché sì, c'è un collider. Perché deve rilevare la collisione con il verme. Ma ci avrà ovviamente anche uno script. Allora, creiamo lo script da questa parte. Creiamo script, lo chiamiamo food script. Food script. Sì, diciamo. Allora, food script, e lo apriamo. Cosa deve fare questo food script? Allora, al momento in cui rileva la collisione con il verme, deve ok, ma non l'hai vista. È figa, guarda, è figa. Comunque è già online. Allora ti stai perdendo anche l'overlay l'overlay professionale dello stream. C'è l'overlay col messaggio. Cose fighe. Comunque è online già il gioco. Ok, quindi l'oggetto cosa deve fare? Deve rilevare la collisione con il verme. Deve sparire. Dovrà triggerare un effetto particellare, ma questo anche dopo, e deve aumentare la salute del cursore. Hai vista? Hai vista la grafica, eh?
È divertentissimo perché fai, innesti le scene, crei una scena, poi la innesti in un'altra scena e crei delle cose con una semplicità incredibile. Allora, quindi si è detto food script. Ok. Cancelliamo tutto. E diciamo, questo microfono qui è davvero proprio insopportabile. Allora, diciamo, boom, questo è cascato. Va, proviamo così. Allora, diciamo che non collision, ma trigger, enter. Però devo trovare un altro posto per il microfono. Spero che così si senta. Dimmi se così si sente, perché devo avere le mani. Allora, un trigger enter. Other if. Quindi se other e compare tag, perché lui c'ha il tag. C'ha un tag, no, il collider. Quindi lui collide con add, che è tag player. Ok, quindi se compare tag player, quindi se collidiamo contro il player, allora nel player noi dobbiamo creare però un, no, non è il player. Qui però c'è una cazzata delle mie, per quanto riguarda la struttura. Allora meglio così, si sente, perché qui c'è un problema di struttura, perché la salute è all'interno del cursore. Invece io rilevo la collisione con il verme. Quindi la cosa più semplice forse sarebbe che la salute è nel verme, il cursore che abbiamo in Anger Manager, il cursore health lo va a prendere dal verme, ok? Mi sa di sì. Salici. Quindi qua sarebbe elf, quindi io posso dire che l'istanza di warm controller può essere statica. Sì. E possiamo dire può essere statica, sì, perché no? Allora un'altra cosa statica, così vi copio. Allora in start si fa così, quindi buon controller, restart si fa così. Poi abbiamo una public e buon controller instance, ok. Però cos'è static? Quindi training game diretto static. Quindi public static ground controller, ok. Quindi questo mi permette di, e io qui c'ho un health uguale a 1. Quindi chiudiamo, la mettiamo in ground controller qua. Public float health uguale 1. Si può anche mettere privata. Non lo so, ora si verifica. Quindi arrivato a questo punto,
Anche il manager non deve fare altro che dire in update elf qua. If elf, quindi if worm controller.instance e punto health bla bla bla. Ma ce n'ho due. C'è due health. Public float health. Sì, questo leviamo. Ok, quindi, ok, quindi questo va cambiato a tutti gli elf. Allora, vabbè, ma questo qui. Elf, elf. Ok, quindi lui in questo momento va a pescare da lì. Ok. Di conseguenza, player compare tag player, same player, io cosa faccio? Diciamo che è worm controller.instance elf. Aggiungiamo boh, a quanto arriva elfa 1, vediamo subito. Sì, arriva 1, quindi aggiungiamo punto 2 per esempio, più punto 2f. Ok. Quindi vediamo se così funziona subito. Vai. Perché il trigger non è che ci entra. Allora, roba da mangiare. E mettiamo food script. Ok, proviamo a partire. Ritorniamo qui, no, ritorniamo in qua. Cosa è successo? Anche manager senza color 70. Sicuramente ho dimenticato di 70 instance. Cosa dice? Null reference exception. Questo qui non esiste perché? Object reference non set in istanza no object. Script manager, anche manager 70. Questa qui non esiste. Ma cosa c'era da fare per le istanze? Vediamo. Nulla. Se io metto questo. Public static. Quello da esporre, public, tutto public. Quindi, ma no, parlo abbastanza. Parlo abbastanza, ma ripeto,
Sono veramente messo male. Proviamo così. Allora, perché un controller public float F uguale 1. E questo è public static one controller. Ma si sente male di qualità? Che è successo? Che non abbia salvato qualcosa? Vediamolo a clear. Niente, uguale. Non me lo fa partire. Certo, perché praticamente lui inizia quando lui inizia quando il verbo ancora non è attivo, quindi quando va a pescare il parametro. Ma allora lo posso mettere nel game director. Facciamo così. Mettiamo nel game director e tagliamo i tempi. Quindi questo è il lavoro statico. Questo lo cut. Questo qui lo tolgo. Ok, salvo. Vado in game director. Questo lo metto qua, ok, così, così, lui bisogna ricoprire tutto perché questo è game director che parte da subito, questo, anche questo. E cosa hai fatto a Natale? Vigilia l'hai fatta? Vai. Ok, qua nel frattempo siamo partiti. Ora scendiamo giù. Ah, sei ancora lì? A Baria. Qua dopo. Dove cazzo sono? Cos'è successo? Devo fare un imbuto però. Allora. Dove sono? Fa sta cosa. Volte si blocca, fa sta cosa, dovrei capire perché. Ma non, ora no. Si blocca in aria. Ok. Via. Ok, quindi qua sta scendendo la salute. Siamo al 0,70.
Cerchiamo di andare a beccare quella cosa. Dov'è? Il food. Food, eccolo lì. Ma quanto è alto? Allora, mettiamo pausa. E questo, ma quanto è alto? Alto. Quindi, così. Sì, però così io non vedo. Non vedo. Ok, i valori. Siamo a 0,50. Tac. 0,40. Niente. Non è perché non c'entra dentro. E allora si fa una prova. Roba da mangiare, c'ha food script, c'ha. E non è trigger. E non è trigger. Anzi, levo il. Sì, vai. Ok. E ritorniamo a qui, qui e qua. Siamo a 0,30. Perfetto, perfetto. Sta recuperando, avete visto? Ovviamente. Deve fare ciò. Perfetto, funziona. Ok. Funziona. Cosa deve succedere? Deve succedere che deve sparire. Deve succedere che. No, deve succedere che. Deve sparire e deve fare l'effetto particellare che però il colore sarebbe da vedere, il colore è da vedere. Va bene, per ora facciamolo sparire, quindi destroy game object. Se funziona, perché a volte non funziona, vediamo. Quindi ok, quindi ipotizziamo che abbiamo questi oggetti. Si vede nulla. Posizioniamoli in punti strategici. Dove sono qui? Quindi uno qui. Poi Ctrl D, un altro si potrebbe mettere qui. Vediamo. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Quindi c'è qualcosa che non va, perché lui non sta funzionando, non sta funzionando, e perché? No, perché avevo modificate. Ok, ricominciamo. Quindi iniziamo. Vai, funzionato. Ora siamo più chiari. Ho ripristinato un pochino la vita. Perfetto, vai. Però accorciando i tempi potrebbe diventare davvero divertente. Veloce, 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 veloce. Figo. Vediamo allora, vediamo dove siamo. Chi è in tutto questo? Tutto questo il dust non lo faccio. Allora, vabbè, ok, si è capito. Il dust, perché non faccio il dust? Andiamo a verificare. Qui c'è il dust, ci sono abituato, mi c'ero abituato io, non lo vedevo. Vediamo. Ci ho fatto caso. È qui che o non si vede. Sì, lo fa. Perfetto. Allora io faccio una pausa. Vediamo.
Rieccoci. Si è unito qualcuno? Ok, quindi missione compiuta. Ora però mi piacerebbe andare alla modellazione degli oggetti. Ok, facciamo una. Una di queste qui. Quindi come posso chiamarle? Cold drinks. Una roba così. Però che texture gli metto? Gli potrei mettere una texture. Non ce ne metto texture. Vediamo. Lo potrei fare però trasparente. Potrei fare una cosa così. Va bene. Ok. Aggiungiamo, quindi, sin collection. Non si vede nulla. Ok, facciamo una. Era meglio fare un cilindro però. Facciamo un cilindro e lo facciamo da 16, anche meno, da 12. Cilindriamo. Allora, portiamo qua, questi li portiamo qua, questi scaliamo un pochino, questi allarghiamo un pochino. E poi faccio un estrude verticalmente. Poi facciamo un estrudiamo sulle normal e facciamo even e facciamo qualcosa così. Ok, poi diciamo che questi. No, questo lo rimuoviamo. Come la vogliamo gestire? Come si vuole gestire? Faccio un grid fill. Che non combaciano. No, niente gastrite. Mamma mia che sento la musica alta. Niente gastrite.
Ma le luci del gioco? Le luci dovrei essere a posto. Dovrebbe essere la versione definitiva questa, se Dio vuole. Qua, qua e qua e qua. Ok, quindi arrivato a questo punto io posso cancellare per esempio queste. Posso selezionare questi e posso fare two sphere. E posso fare così. Posso scalare. Ok, lo sposto dove mi pare. E poi nulla, poi posso anche estrudere. Estrudiamo top. Poi diciamo che ruotiamo. Ma però qui c'è il famoso dilemma del. Più piccolo. Allora, questo si stringe un altro pochino, si rifà di nuovo estrudi su e poi si dice di nuovo così e così. Però qua si stringe così. Questo. Così si allarga un pochino. Va bene. Va bene, ora però mi servirebbe come si chiamano queste cups? Paper cups, drink, paper. Ok, drink paper cups. E posso usare la texture. La roba. Qualcosa di. Vediamo. Ok, vediamo del. Fabric. Paper, tipo questo, cardboard, plain, questo imprint cos'è? Ma proprio plain, secondo me c'è qualcosa di interessante, vediamo, vediamo, tipo questo. Questo qui. Questo. E poi plastic. Vediamo, plastic. Ci vuole quella plastica trasparente. Andiamoci da qui, vediamo. Allora, packaging,
plastica rigida, altrimenti rubber tape, other plastic, vediamo. Se no prendo direttamente, le paper cups, come si chiama il coperchio top, cover. Questo qui. Entriamo in questa ricerca, eccolo. Però così è puntinato. Questo è troppo piccolo però. Questo è troppo piccolo. Vediamo cosa che succede. Windows, ok. Ok, qui ci abbiamo da fare un sim qua. Quindi, work sim. Ok, qui. Work sim. Marchiamo sim e gli diciamo che qui. E lo chiamiamo e c'è un image texture che sarebbe open downloads. Questo qui texture.com, questo si chiama cardboard plane. Ok, quindi tu ti unwrappi là, però non si capisce. Già così è meglio. Poi abbiamo un altro materiale, diciamo cap top, assegna qui, assegniamolo e gli diciamo
diciamo che deve averci l'immagine, deve averci l'immagine download, questo penso, 15F, no, dov'era? C-. Quindi ora io come faccio a... Ok. Così. Ok. Quindi scalare un pochino. Vediamo così. Così. Ho scalato un pochino così. Ok, va scalato un pochino. Sì. Mentre questo ce lo do così. Questo va così praticamente. Facciamo un grabbiamo, grabbiamo. Allora. Ma non mi piace però il corpo. Vediamo dall'altra parte. Decorativo. Vediamo se si può mettere qualcosa, la fantasia. Vediamo, la fantasia, si potrebbe mettere questo. Decorative, envelope, page, wallpaper. Vediamo in wallpaper, solo questi qua però ci sono. Nulla che si addice.
resto qui. Se no, se lo faccio, con materiale di Unity. Quindi abbiamo questo e questo, questo e questo e questo, poi facciamo un altro e mettiamo straw. Mettiamo straw. Mettiamo il texto, va bene, ok, usciamo. Allora, quindi cosa abbiamo? Frappuccino. Te lo stai sorbendo? Ma guarda, mi sto addormentando io. No, mi sto addormentando perché il mio dubbio è, ma se io facessi qualcosa di diverso, ora lo voglio provare. Lo voglio provare. Se io facessi qualcosa di completamente diverso rispetto a Rotation Scale, e se facessi qualcosa di diverso per quanto riguarda la tipologia di texture, nel senso che quelle del gioco sono, diciamo, realistiche realisticheggianti. Allora, paper cup. E se invece facessi per quanto riguarda gli oggetti collezionabili una grafica, diciamo, più con i materiali, quindi più a tinte uniche generate con i materiali, ora lo vedrai. Ok, paper cup. In maniera che si distacchino dal gioco. Ora ve lo proviamo subito. Si prova subito. Models. E abbiamo pipipipipip paper cup. Tac. Dov'è? È qui. Ovviamente qui c'è questa cosa brutta. Va bene, facciamo questa prova. Quindi top, body, e non mi dà straw però. Perché non mi dà straw? Vediamo. Perché non l'ho assegnato forse. Allora, quindi straw, vabbè, a parte che cambiando texture, no. Quindi si dice che, perché non lo prende tutto? Ok, si dice che tu straw assegni. Quindi, dicendo questo, si rifà un'esportazione. Esportazione, esportazione. Ok, ora ci abbiamo tre materiali. Estraiamoli in asset materials. Quindi abbiamo detto, straw diventerebbe un speculare, potrebbe anche andare bene questo bianco, e smoothness, dove la luce, cioè nemmeno luce, vabbè, lo vedo da lì, quindi smoothness è sempre una cosa così, bianco, mentre cap top
potrebbero speculare, trasparente. Bianco. Si faceva la trasparenza così, però trasparente lui così, perché dentro non ci sono normali. Per fare quell'effetto lì deve averci le normali. Si fa? Oh, anche no. Cioè, fondamentalmente, anche no. Lo faccio direttamente bianco. Vediamo inserito nel contesto com'è. Vediamo. Spezzare spezza. E quell'altro sono tutte texture. Grande, gigante. Questa dimensione, diciamo che è abbastanza grosso, quindi lo scaliamo un altro po', così. Pure mi sa che questa intuizione non è male. Cioè il fatto che sia plasticoso rispetto all'environment che diciamo, boh, chiamiamolo realistico. No? Spezza. Ok. Certo, tutte e due le cose bianche qui su, proprio brutto. Vediamo se c'è qualche. La faccio colorata. Cap, stro, che colore? Posso fare grigia? Magari così? Una cosa così. Quindi. Ok, lui cosa c'ha però? Mesh renderer e devo. Dov'è? Qua. Gli devo mettere un. Ok, mi ha appena finito lo spazio sul disco per la registrazione. Va bene. Ok, quindi qua gli metto un animator. Un animator, gli metto un controllo, gli metto un animation, controllo, create, animation controller, lo chiamiamo food controller. Food controller, lo apriamo, il food controller c'ha idle. C'ha l'idle, l'idle c'ha la motion che dobbiamo creare, creiamo la motion, create, animation, la chiamiamo food rotation.
rotation, quindi food, no models, food. Vabbè, andiamoci al contrario perché qui ogni volta food animation rotation, ok, tu animation create in animation set animation, quindi food.anim e gli diciamo transform rotation e diciamo che la rotation della quindi mettiamo preview e diciamo che è lui, sì. Quindi si va da 0, vediamo da 0, questo cos'è un secondo, 1, sì. Quindi diciamo che dura buonanotte compà, io pure tra un pochino 5 secondi tra un pochino staccheggio, quindi 2 minuti e 30 si fa la rotation, si fa 180, ok, 170 e poi quindi ok, quindi qua diventa 160, vediamo io, ok, e c'è il giro, ok. Però deve essere tutto scalato. Come si scala? Così? No. Così. Tipo alla metà, 2,30. Vediamo. La velocità ci può stare. Però lui si ferma. E perché food control, food loop, loop pause cycle. In animation qua si ferma. Metti preview però. Allora, prima di tutto qui c'è la stronzata delle curve, quindi il giallo, quindi clamped right linear left linear right linear left linear, quindi dovrebbe essere una situazione più costante, così vediamo. Ok, era quello il problema. Perfetto. Quindi a questo qui
Noi dobbiamo aggiungere un trigger. Possiamo fare un mesh, sì, mesh collider, convex trigger, sì, perfetto. Perché animator? Ok, perché praticamente nell'animator papercap. Ok, però in food ci ho messo motion food. Quindi speed, quindi io devo girare. Vediamo. Io c'ho l'animator. Vediamo. Devo girare, infatti. Ok, giro. C'ho anche food. Quindi sono trigger, scompaio e do la salute. Sono food. Cosa manca? Manca fare un. Gli si mette un particellare. Vediamo l'idea che c'ho. Vediamo l'idea che c'ho. Vediamo se mi tiro fuori qualcosa, perché in render innanzitutto mettiamo particle normale, si vede qualcosa. Sì, però non fa vedere un cazzo, non fa vedere un cazzo perché. E ci metto la telecamera e via. Allora, camera 1, Y, si scende giù, dov'è? Gesù. Ok, dobbiamo andare da che direzione? Quella direzione. Ruotare questa direzione. Giusto? Ok, tirare su, andare qua. Fucking pezzi. Cosa vuol dire? Come 850? Mi sembra 850. Allora. Ok, quindi. Se noi facciamo. Attenzione, attenzione, mesh, render mode mesh. Non render mode mesh, billboard, ma la shape deve essere mesh. E quale mesh però? Type, vertex, edge, triangle, no scusami. Mesh, ok. Tu. E quindi type vertex. Time. Se invece sì, però io non vedo la chat. Ok.
Quindi da cosa emette? Emette da quello e basta, emette da quello. E diciamo triangle. Però chiaramente se metto vertex, mod random, se metto vertex, perché io qui ho pochi vertici, quindi se io faccio così la situazione cambia. Vediamo. Ok, visto? Quindi start lifetime move. Meno 0.4. Ok. Come emissione invece mettiamo 500. Ok. Ne mettiamo 5. Vediamo cosa si può organizzare come effetti. Size 5, perché così si mischiano. Effetto così, effetto così, che potremmo dire che è start color, attenzione perché io posso fare un gradiente e gli posso dire che all'inizio la fa zero, vediamo se è vero. Però cosa succede così? Ragazzi, mi fermo un attimo. Ciao a tutti, ragazzi.